Sono la ricerca del ebreo, oggi mi sta scendendo la sacra Bamot, Dav, Mem Aleph. Iniziamo l'ottava riga dalla Dav, Mem Amud Bet, da sotto, dall'ottava riga da sotto. Abbiamo sentito Mishnah che Mutar Adam Bikrovat Tzarat Chalutato, Vesor Bezarat Krovat Chalutato, ossia che uno può prendere intende il Yavam, può prendere la parente della rivale della Chalutza, però non può prendere, cioè il caso è che se una parente della Chalutza che è vietata al Choletz, che era vietata ad un estraneo, e lui aveva una seconda moglie, quest'ultima anche è vietata al Cholet. Amar tu ibar kisa mashmuel, abal sarat chalutza, abal mamzer. Stiamo parlando del Cholet, che non può. Fece Chalitza e dopo di ciò ebbe una relazione con la rivale della Chalitza, che secondo Shmuel il divieto è considerata come ancora moglie del fratello, e perciò è un divieto di Karet e il nascituro è Mamzer. Ma è Tama, Bisura Kaima. Poiché c'è ancora il divieto di Kret, di moglie del fratello, e non è, mentre la Chalutza ha un divieto minore di Asher lo Ivne, chi va ce lo banà su lo Ivne, che è solo un lav, ma non è Kret. Amar Yosef, Afanan Antanina, mutare da microvazza la Chalutza. Io mi avviso ma sarà Abraikaima. Abraikaima sono un'espressione del senso. Abraikaima vuol dire che sta fuori, ma intende dire che non è considerata come Chalutza, che la Chalutza non fu rappresentata dalle altre rivali, e perciò il divieto di Chalutza. E il divieto della Zara, della rivale della Chalutza, è un divieto di Eshetach, moglie del fratello. E perciò si può capire, Mishumachi mutar b'achotah. Perciò dice che può prendere la sorella della rivale della Chalutza, poiché la rivale non è considerata come Chalutza, e perciò i maestri non decretarono di vietare le parenti della rivale. La Yamla sarà Chalutza Adamia, ma se vorresti dire che la rivale è come Chalutza, ma allora non c'è divieto di moglie del fratello? E c'è solo il divieto, il lav di Kivan Shelobana Shulubne. E perciò la questione è: amai mutar, per quale ragione può prendere la parente della rivale del Chalutza? Qui dovremmo decretare che dovrebbe essere vietata per il divieto di Eshetach, moglie del fratello. E Chiamara, lema ti avete tutta della mia. Forse potremmo dire che questa è considerata come una confutazione contro Rabbi Yochanan. Damar, il quale Rabbi Yochanan dice che uno che fa Chalitza, la Yamamah,
dopo di ciò ebbe una relazione con lei o con la rivale Ben U, Ben Achin, sia lui o sia i fratelli, En Chabim, lo Chalutza, Karet, ve lo Alazara Karet, che non vi è divieto di Karet. E perciò viene annullato il divieto di moglie del fratello e perciò non c'è Karet. Comunque rimane solo il divieto di Kivancelo Bala Shuvivne, il divieto dell'Oivne, che è un lav. Ma dice Mara, ma Amarabrach Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan potrebbe risponderti che Vetisbera, ma tu non pensi che ciò che Rabbi Yosef disse, che vorrebbe portare una dimostrazione alla nostra Mishnah, che il divieto è di Achot Chalutza, che è un divieto di Mina Torah, poiché non è un divieto di Torah, poiché Amar Rabbi Shlakish, che Kanshana Rebbe insegnò che Achot, la sorella della Grusha, la sorella della Grusha, della divorziata, è un divieto Medibre Torah, divieto Mina Torah. Ma il divieto di prendere la sorella della Achot Chalutza, la sorella della Chalutza, Medibre Supreme, è un divieto rabbinico. E perciò non c'è questo divieto di Eshetach. E perciò anche le rivali non hanno questo divieto di Eshetach, cioè solo il divieto di Loibne. Chiamala, Mashnahai, Mashnahai, che differenza passa tra i due casi? La prima, abbiamo visto che uno può prendere la parente della rivale della Chalutza. E mentre invece nella parte finale abbiamo visto che non può prendere la rivale della parente della Chalutza. E che è il caso che se una parente della Chalutza che è vietata al Cholet ed era sposata ad un estraneo e lui aveva una seconda moglie, quest'ultima anche è vietata al Cholet. Perciò risponde Guarà. Per rispondere a questo, quale differenza passa? Perciò la differenza è Ah, de Asla Bada Lebedina Gazubur Banan. Ossia che la Chalutza normalmente viene accompagnata da una parente, compresa più sua sorella. E ciò potrebbe causare che la gente ricevano l'impressione errata che quella donna che viene, che accompagna la Chalutza, veramente lei è la Chalutza. E potrebbero pensare che il suo marito, che era un fratello del Choletz, perciò per quale ragione lei riceverebbe Chalitza dal Choletz, perciò e se dopo di ciò quello stesso Choletz sposò la rivale di questa sorella, non della Choletzet, ma l'altra. La gente potrebbe pensare che lui sta compiendo Ibum e che una rivale della Chalutza può essere presa in Ibum, ma ciò è errato, poiché uno non può prendere una rivale in Ibum, una rivale di una donna che gli è vietata, poiché così come la donna è vietata, anche la rivale è vietata. E perciò per evitare un tale errore, i maestri decisero che la rivale di questa sorella della Choletzet non può prendere, il Choletzet non può prenderla. Però, ahai,
La parente della Sarà, della Chalutza, ricorda, i maestri non decretarono, poiché dello Asla Badale Bediam, che lei non va alla corte, non, naturalmente non accompagna la Choletzet, cioè alla corte durante la cerimonia della Chalitza. E perciò le non potrebbero sbagliare riguardo a ciò. E perciò non potrebbero sbagliare dicendo che lui prese la sorella della Chalutza che gli è vietata, e perciò lo casò per Rubanà, perciò essi non decretarono riguardo a ciò. E adesso siamo alla prossima Mishnah. Uno che fece Chalitza, e il fratello del Choletz sposò la sorella della Chalutza, e dopo di ciò Umet e morì. E Choletz aveva la metà. וכן מגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת. Sempre naturalmente la prole, questa gruscia gli cadde davanti a lui in Ibom, che ha reso Ptura, che è esente da Ibom e Chalitza. Dunque, il primo caso della Mishnah è che abbiamo tre fratelli e due sorelle. Reuven sposò Rachel e morì, senza prole naturalmente. E il secondo fratello Shimon fece Chalitza a Rachel. E il terzo fratello Levi sposò Lea e morì, naturalmente senza prole. Adesso Lea cade in Ibum di fronte a Shimon. Perciò dice la Mishnah, Choletz e lo metti a bene. Fa solo Chalitza e non fa Ibum. E la ragione per la quale non può sposarla è poiché è considerata come se fosse la Chalutza, considerata come se fosse stata sposata e l'avesse divorziata. E perciò non può sposare la sua sorella, non può sposare i suoi parenti. Perciò deve fare Chalitza comunque, poiché Minat Torah vi è l'obbligo, perché è come Minat Torah, è come se fosse Ibamah, è solo che i maestri decretarono che non la può prendere. Ora il secondo caso. Allora, in questo caso abbiamo due fratelli, Ruben Shimon, e due sorelle, Rachel e Lea. Ruben sposò Rachel e la divorziò. Shimon sposò Lea e morì. E Lea cadde in Ibum di fronte a Reuven. Adesso, siccome è Achot Isha, il divieto di Achot Isha è anche se lei è divorziata. E poiché, siccome lei è esistente, lei è in vita, perciò è un divieto in Torah, perciò ha reso Ptura che lei è completamente esente sia da Chalitza che di Ibum. Adesso un terzo caso, Shomeret Yavam She Kidesh Achiv et Achotah. Faccio un altro disegnino. Questo terzo caso, che abbiamo tre fratelli, Ruben, Shimon e Levi, e due sorelle, Rachel e Lea. Ruben sposò Rachel e morì. Adesso Rachel cadde in Ibum davanti a Shimon e Levi. E dopo di ciò Levi fece Kiddushin, Kidesh et Lea. Perciò dice la Gemara, משום רבי יהודה ובתי אמרו, אומרים לו, דיצ'אמו, אקוויסטו יבם, כדידי קידושין, על הסורלה דלא יבמה, אצ'ו, לואי פצ'ה קידושין, דופו,
lei cade nei bombe, cioè lui, quando lui era già a Yavam, allora gli dicono, Amten, devi aspettare, perciò devi aspettare finché tuo fratello sia faccia i boom o faccia Khalitza, che allora si interrompa la zikah. Adesso, se il fratello infatti Khalas la Achiv o Kenasa, se lui la fece Khalitza o prese la presa in i boom, allora Ichnos, può sposarla. Adesso, se dopo che lui fece Kiddushin, metà Yevamah, la Yevamah morì, Ichnos et ishto, può sposarla, non c'è problema. Metà Yevamah, se il Yevamah morì, il secondo fratello, perciò rimase solo il fratello che fece Kiddushin alla sorella. Allora, io sì, ti sto beget, e ve eshet achiv bechalitza. Non può sposare la sorella alla quale diede Kiddushin, la deve divorziare, e deve fare chalitza alla Yevamah. Chiedmela. Ma Ibechen, cosa intende, per quale ragione Gemara, scusa, la Mishnah dice Ibechen, ugualmente, ma i due casi non sono uguali, perciò, spiega la Gemara, ma Abalam Garesh, però, non è così, ed ugualmente, Ibechen è ugualmente, non è ugualmente, ma bensì, Abalam Garesh, colui che fece, diede il get, e suo fratello prese la sorella e morì, che allora è esente. Amar Lakish, Kanshana Rebi, Rebi insegnò che Achot Grusha Minatorah, che la sorella della Grusha è vietata Minatorah, mentre Achot Chalutza Minatorah, la sorella della Chalutza è vietata rabbinicamente. Versata Mishnah, Shomet Yavam, Shekidesh, il caso che il fratello diede Kiddushin alla sorella, che Rabbi Yehuda Metera disse che aspetta, Amashmuel l'achak devra Rabbi Yehuda Metera, l'achak come disse Rabbi Yehuda Metera, che deve aspettare. Ibai lo chiede Shiva, metta ishto mao bivimto, se la Yevamah cade in ibum, e dopo di ciò uno dei fratelli diede Kiddushin all'altra sorella, e dopo che diede Kiddushin, Meta Ishto morì, e la moglie, cioè la quale diede Kiddushin, ma bevimto, com'è la legge riguardo alla Yevamah? Facciamo un disegnino nuovamente. Veramente è lo stesso caso come abbiamo visto, che abbiamo Ruven che sposò Rachel e Ruven morì, e dopo di ciò Shimon e Levi diventarono Ibamim. E mi sono scordato di dire nel caso precedente che veramente Levi non gli era permesso di dare Kiddushin a Lea, perché a Choskukato è un divieto. Comunque adesso accade che Lea morì. Questione è che chiede a Gemara che siccome gli era vietata, prima gli era vietata, lei era vietata a Levi, come ha detto Schotz Kukato. Comunque, siccome adesso Lea morì, questione è se Levi può sposare, può prendere Rachel, quindi può fare i boom a Rachel. E riguardo a ciò, vi è una disputa. Rav Hanina, Damri Talvaio, Meta ishto mutar bimito, che può prenderla in ibum, mentre invece Shmuel Barabasi, Damri Talvaiu, Meta ishto assur bimito, che è vietato. Amarava, Maita Madrav, quella ragione di Rav, che può prenderla in moglie,
benché gli fu vietata per un istante prima di ciò, e risponde: guarda, Mishom, davai Bama, Shavutra, e dopo di ciò Venestra, e Chazavutra, siccome benché fu un certo istante, prima era permessa, poi diventò vietata, però dopo di ciò diventò permessa nuovamente, e Tazzore Terra Rishon, può tornare al primo permesso. Ma Terra Imnuna, che se Imnuna Rava, che abbiamo studiato una braita che dice Shlosha Achin, Shnayim Nesuim Shtei Achayot, Ve'Echad Mofne, e vi sono tre fratelli sposati a due fratelli, cioè due sono sposati a due sorelle, e il terzo è celibe. Adesso, Metechad Mibalei Achayot, uno dei due fratelli sposò uno delle sorelle, morì. E dopo di ciò, Vasa ba Mufne Ma'amar, e il celibe fece Ma'amar alla Ivama. E dopo di ciò, Met Achiv Asheni, dopo di ciò morì il secondo fratello, Ve'achar kach Meta Ishto Acharav, dopo di ciò morì anche la sorella, cioè la moglie, sua moglie che era l'altra sorella, e perciò rimase solo una Yevamah davanti a lui, che è quella alla quale lui fece Ma'amar. Però adesso non è più Achoz Kukato, e perciò vediamo che comunque vediamo che siccome gli fu vietata per un istante, non può fare i boom, anche se fece Ma'amar, che può solo fare Chalitza, ma non può fare i boom. E cioè al contrario, la spiegazione di Rava, che Rava disse che si era permessa, vietata, permessa, che torna ad essere permessa, e qui vediamo che non è più permessa. Perciò chiede quello che abbiamo appena detto, ove mai? Ti ave, perciò il caso è che Ivama Shutra ben Sabe Hazabutra, Tazo Letera Rishon, che te, secondo te Rava, ti spieghi secondo l'opinione di Rav, che può tornare a essere permessa, vediamo che non può essere tornare a essere permessa. E dopo di ciò se ne andò, Rav Imnuna se ne andò. E Ishtik, e Rava tacque, non sapeva corrispondere. Però le battaglie non ha fatto. Però dopo che Rabbi Mnon se ne andò, Amailo Amarat Lei, avrei potuto rispondergli? Gli venne in mente, avrei potuto rispondere una semplice risposta che Rabbi Lazari, questa è la seconda opinione di Rabbi Lazar, di Amar, il quale disse, Kivan Shamta Alav Shah Had Besu, ne sarà lavoramento, siccome gli fu vietato un istante, perciò vietata completamente tutto il futuro. Però dopo di ciò, Rava cambiò idea nuovamente a Drama e cambiò e disse: Emor, avrei potuto rispondergli che Damar Rabbi Lazar, ciò che disse Rabbi Lazar che è vietata, poiché anche se fu permessa, però torna a essere vietata, perciò vietata per sempre. Echad lo chaze bishat nefila, aval echad chaze bishat nefila mi amar. Ciò che disse Rabbi Lazar, cioè solo se non gli era permessa quando cadde Nibum. E quello che intende Rabbi Lazar, che gli era vietata prima che cadde Nibum. E in questo caso ti è vietata, però nel caso che quando lei gli cadde Nibum era permessa. Chi dice Rabbi Lazar disse che era vietata, perciò doveva essere permessa. Adesso Rava torna alla prima risposta che Rabbi Lazar, in tutti i casi, lui l'opinione è che se vi era un certo istante durante il quale lui era vietata, che rimane vietata per sempre. Beatania non è per contraddire, è per un rinforzo, dovrebbe essere Vetania.
infatti abbiamo studiato qui la Vigilanza Romero, che meta vimto mutar beishto, meta ishto mutar bama, cholezze velo mutibame, che se la Yevama muria non c'è più nessun legame, non c'è più zika, e perciò può sposare la moglie della quale lui diede Kiddushin. Però se meta ishto, la sorella alla quale lui diede Kiddushin, che la Yevama non può fare Ibum, poiché è vietata, diventa vietata, perciò deve fare Chalitza, poiché Minatorah veramente potrebbe essere permessa, però solo rabbinicamente è che è vietata, perciò deve fare Chalitza. Ora, Gemara dice, vuole suggerire che Leima, Shmuel Rav Asi, di Amr che Rav Elazar, che Shmuel e Rav Asi, loro sono opinione come Rav Elazar, Ma Gemara dice, a filo tema Rabbanan, se vuole anche dire che Rabbanan, che loro sono contrari a ciò che dice Shmuel Ravasi, ciò che, scusi, dissero Shmuel Ravasi, ma veramente, Atkan okamifle Rabbanan, ledra Milazar, ela, demfiala vailach, lo mitzar alayu. Avalacha, deitzar, afilo Rabbanan, modo. Ossia, che veramente in questo caso, che qui si tratta che il marito che divorziò la moglie e la riprese, che in questo caso che lei l'omicidio che non è non diventa vietata, che secondo Rabbi Lazar, siccome la moglie fu divorziata ed allora non fu idonea per essere presa in Ibum, così abbiamo studiato la Mishnah. Anche se nel frattempo il marito la risposò, ma i maestri che disputano con Rabbi Elazar, loro sono opinione che tutto dipende dal momento della morte del marito e solo nel contesto di Ibum. Per favore, prestate attenzione a quello che sto dicendo, che se il marito divorziò la moglie, che diventa vietata ai fratelli in Ibum, però dopo di ciò la riprese e dopo di ciò lui morì. Allora, secondo Rabbanan, uno dei fratelli può fare Ibum con questa, la moglie del fratello defunto. Però questo è un caso diverso dall'altro caso che abbiamo appena visto di Rabbi Lazar, poiché in questo caso non è nel contesto di Ibum. Qui è un caso solo che il fratello divorziò e la riprese, ma non c'è Ibum. E perciò ciò che accade nel passato non fa differenza, cioè se era divorziata nel passato, secondo Romano non fa differenza, però in questo caso De Itzar, Avalacha De Itzar, che lei, la Yevamah, diventa vietata, anche Romanan, in modo che in questo caso Romanan ammettono a Rabbi Lazar che se lui fece Kiddushin alle mamma, che gli diventò vietata per sempre, anche se la sorella alla quale fece Kiddushin morì nel frattempo. E qui, nuovamente, come già appena menzionato, qui si tratta di un contesto di Ibum, e perciò in questo caso anche Rabbanan, potrebbe essere che Rabbanan ammettono a Belazar che lei rimane vietata per sempre. Dice il prossimo Mishnah. Che una Yevamah non può fare Chalitza e non, deve fare, non può fare Ibum, dopo la morte del marito, deve attendere 3 mesi, e veramente sono 90 giorni esattamente, e non includendo il giorno della morte del marito, e anche se, poiché, è la ragione che vedremo la Gemara, poiché essenzialmente i maestri vogliono sapere se lei era incinta oppure no, poiché anche se uno dei fratelli fece Ibum, forse nacque, forse nacque un bambino, forse era del secondo fratello oppure del primo, del defunto, non si sa, poiché può darsi che nacque
Stiamo parlando se non attesero 3 mesi. Perciò Chazal decretarono che bisogna attendere 3 mesi, poiché se non avessero atteso 3 mesi, potrebbe essere che il nascituro è del secondo fratello, degli Avam. Ma non solo il caso di Yevamah, ma anche tutte le altre donne, e anche se le altre donne che i mariti morirono o che furono divorziate, anche devono tenere 3 mesi. E perciò lo itarsu ve lo inasu shiulaim shoshavci, perciò non possono né fidanzarsi e né sposarsi entro questi 3 mesi. E vedremo adesso la domanda, parlerò in dettaglio. Scusi, dettagliatamente, diversi casi, esattamente qual è lo scopo. Echad betolot echad beulot, sia betolot sia beulot, echad grusot echad almanot, sia divorziate sia vedove, echad esuot echad arusot, sia sposate sia fidanzate. Rabbi Yudomer, anesuot itarsu. Le donne che furono divorziate oppure diventarono vedove possono fidanzarsi subito e non devono attendere 3 mesi. Poiché abbiamo detto che la ragione è per sapere se il nascituro è del primo o del secondo marito e siccome si fidanzano solo, perciò non c'è nessun problema. In assù, e dice Rabbi Yehuda che anche le fidanzate possono sposarsi, ossia che non ebbero una relazione col primo un marito precedentemente, possono sposarsi subito, non devono tenere 3 mesi. E vediamo la Gemara che una vedova deve attendere 1 mese per il lutto del marito. Però secondo Rabbi Yehuda, dopo il mese può sposarsi. E Chusin Arusot Shebiuda, tranne le fidanzate nella zona di Giudea, che non possono sposarsi, devono attendere, poiché non erano così meticolosi di essere separati. E perciò c'è il rischio che avrebbero potuto coabitare. Poiché mi piace il buon Gasba, poiché avevano troppa confidenza uno con l'altra. Perciò c'è questo rischio che potrebbero diventare incinta. Perciò Mer con Hashim Itarsu che tutte le donne che furono vedove o divorziate possono fidanzarsi e non devono attendere 3 mesi. Secondo piano della Biuda c'è il rischio che i maestri decretarono il fidanzamento che non può. Che secondo Rabiosi non c'è il rischio. Se si fidanzassero, mentre invece ci sono dei casi che sono rabbiuda non possono anche fidanzarsi poiché potrebbero in altri casi anche non attendere 3 mesi, anche nei casi che è necessario attendere 3 mesi. E Hussein Almanah, tranne la vedova che deve attendere 30 giorni dal decesso del marito. Ultimo daf, e la ragione è Mipnei Bul, per il lutto del marito. E chiamala, Mishama lo titi, si può capire che non può fare i boom entro 3 mesi, poiché Shema Yevalad ben Kaima, poiché forse darebbe nascita a un bambino. E perciò Kapagab e Sura Eshetach Doraita, poiché se lui, il Yamam, prendesse la Yevamah, che lei è incinta dal fratello defunto,
e trasgrederebbe un divieto gravissimo, Minatorà, cioè il divieto di prendere la moglie del fratello, che è il divieto Minatorà. E la lotta Chlootamai, che Agmarà però per quale ragione non può fare Khalitsa, che non c'è nessun problema Khalitsa, mentre Khalitsa lei diventa libera e basta. Deve e perciò ciò potrebbe essere costituire le matiave giusta del rabbia Yochanan, le marche Khalitsa Mubele, e forse ciò costituirebbe una confutazione contro rabbia Yochanan, il quale disse che uno si può fare Khalitsa di una donna incinta e non c'è problema, invece abbiamo visto che Reish Lakish disse che no, non si può. Gemara, velav miut vinen Rabbi Yochanan Chazrima, ma abbiamo già una volta confutato Rabbi Yochanan, perciò per quella ragione dobbiamo confutarlo nuovamente. E perciò rispondo a Lema Meanami ti aveti c'è un'altra ragione di confutarlo nuovamente. E poiché se la prima ragione verrebbe respinta e perciò rimarrebbe ciò che abbiamo detto, scusi, ciò che dice Rabbi Yochanan rimarrebbe in vigore, perciò è necessaria questa confutazione affinché giunge a conclusione che la halakha è non come dice Rabbi Yochanan. Dice Gemara, no. Veramente nella nostra Mishnah non c'è difficoltà contro Rabbi Yochanan, poiché Hacha, nel nostro caso abbiamo detto che non può fare Khalitsa entro 3 mesi, Anutama, la ragione è poiché Shamayev Valad ben Kamea, perché forse nascerebbe un bambino, e forse, e se avesse fatto Khalitsa, e va bene che a prima vista sembrerebbe che non c'è problema, però c'è un problema, poiché se si fa Khalitsa, lei diventa invalida per un Kohen non può più prendere, perché c'è scritto nella Torah che non può prendere Khalitsa. Ma questa Khalitsa è inutile, ugualmente perché lei deve nascere un bambino dal fratello defunto. Perciò questa Khalitsa è inutile, è invalida comunque. Però dice Gemara che non è così, poiché in questo caso è iniziata tam mazricha karoz lekeuna, che la corte dovrebbe mandare un messaggero per dichiarare che questa Khalitsa è invalida. Gemara venezicha. E allora, qual è il problema? Che la Corte mandi una notifica che questa Khalitsa è invalida e perciò potrebbe sposare un Cohen. E perciò allora spiega la Gemara che il problema è che Dilma Ica dava be Khalitsa ve lo ave be Akhraza, che ci sarebbero delle persone che erano presenti durante Khalitsa e non seguirono l'annuncio della corte che la Khalitsa è invalida e perciò Shalomina Kiuna dichiarerebbero che lei è invalida a essere presa in moglie da un Kohen. E perciò per evitare tutto ciò, perciò i maestri dissero che non deve fare Khalitsa. Chiamerà Tina Hamana, si può capire ciò riguardo a una vedova che non può fare Khalitsa, però Grusha, Maiker Memar, Grusha comunque non può essere presa da un coin ugualmente, perciò se diciamo che era sposata prima quando sposò il fratello defunto. Nella storia accade che lei era sposata con qualcuno e fu divorziata, adesso lei sposò il fratello defunto e adesso il Yavam vuole fare Khalitsa, qual è il problema? I Crimea, qual è il problema? Secondo Gemara, Mishum Mafsid la Mezonot, Mishum Mafsid perché poi causa
che questi 3 mesi dopo la morte del marito, normalmente lei avrebbe denaro per poter acquistare, diciamo, cibo per 3 mesi. E adesso se lei facesse, se il Yavam facesse la Khalitza prima della fine dei 3 mesi, Mafsidla, Mesonot, lei perderebbe il sussestamento, il cibo che potrebbe ricevere, poiché dopo Khalitza non può ricevere più. Benché, e perciò non deve fare Khalitza entro 3 mesi, perché alla fine, in fin dei conti, lei perderebbe. Chiamala Tina Ahnesua. Si può capire che, diciamo, che anche se era divorziata precedentemente nella storia, che è Nesua, che era sposata. Allora si può capire che non faccia Khalitza entro 3 mesi affinché non perda il sussestamento. Però Arusha, Grusha, però se una fidanzata fu divorziata e prima si sposò, allora Maika Nemeva, qual è il problema che faccia Khalitza entro i 3 mesi? Perché in questo caso lei non perde il sussestamento che non riceve ugualmente. Perché una fidanzata non riceve il sussestamento dalle proprietà del marito defunto. E anche non c'è problema che lei diventi invalida per un Cohen. Perché in fin dei conti è invalida ugualmente perché lei è Grusha, che ugualmente è vietata a un Cohen. Sono parà e la Mishum Rabiosi. La ragione che non può fare Khalitza entro 3 mesi è basandosi a ciò che disse Rabiosi, che se non può fare Ibum, non può fare Khalitza. Se può fare Ibum, può fare Khalitza. Se non può fare Ibum, non può fare Khalitza. Perciò solo qualcuno che può, che è, può essere una Yamaha, che può fare Ibum, può fare Khalitza. E siccome lei non può fare Ibum entro 3 mesi, perciò non può fare neanche Khalitza entro 3 mesi. Ciò che dice Rabiosi. Titania, come abbiamo studiato una varietà, ma sempre da Mechaccio va a rifinare Rabiosi, che uno venne da Rabiosi, amarlo, ma ho la croce tocca Rosha, se è permesso prendere, scusi, fare Khalitza entro 3 mesi, amarlo, lo tocca Rosha, che no, non può. E chiese a quella persona, Rabiosi, Vitachlosu Mavica, qual è il problema che faccia Khalitza? Non c'è nessun problema con ciò. Perciò gli rispose, Carola Mikrase, gli rispose con un verso che dice, Imlo Yachpotz, che se il Yavam non vuole prenderla, che allora lei gli toglie la scarpa, eccetera, in tutta la cerimonia di Khalitza. Però, Haim Hafez, però se lui vuole fare Ibum, allora Yabem, che può fare Ibum? E perciò, vediamo da ciò, Kola Ole, l'Ibum Ole Khalitza, solo uno che può fare Ibum può fare Khalitza, ma se non può fare Ibum, non può fare Khalitza. E siccome entro 3 mesi non può fare Ibum, perciò non può fare neanche Khalitza. Matti Ravachinna chiede a Ravachinna che Hasfikot e donne, se vi è un dubbio riguardo a queste donne, se devono fare i boom oppure no. Perciò, Holzot lo metti a posto. Ma vediamo che può fare Khalitza, ma non può fare i boom. Rispondiamo, ma mai sue cose. Cosa intende che vi è un dubbio riguardo a queste donne? Inema, se vogliamo dire che c'è
un dubbio riguardo a Kiddushin, che abbiamo già visto questo una Mishnah, che se gettò il Kiddushin, vi è un dubbio se è vicino a lui o vicino a lei, perché se è vicino a lui non è Mekudeshet, se è vicino a lei è Mekudeshet, e siccome non si sa se è Mekudeshet oppure no, a mai lo si è fatto, per quale giorno non può fare i bomb. E poiché ti chiede bene, potrebbe fare i boom, non c'è nessun problema. E la là, perciò bisogna dire che Safek Shekidesh Achad Mishtei Achayot, il caso è che tratta che uno, che un fratello fece Kiddushin e vi sono due sorelle e non si sa quale sorella lui fece diede Kiddushin. Vino da esame Kiddush. E non vi è un dubbio, diciamo sono per esempio due gemelle che è difficile riconoscere. Per esempio, questo lo dico di testa mia, perché non c'è scritto, solo per spiegare un po' la situazione, perché altrimenti non, è difficile capire come uno può sapere chi a chi diede Kiddushin. E perciò, e siccome in questo caso, siccome non può fare Ivo, che tane Choletzit può fare Khalitza, e in questo caso non deve attendere per 3 mesi. Perciò vediamo che non è come disse Rabbi Yossi che Imole le Khalitza o le Leibum, lo le Khalitza, lo le Leibum, lo le Khalitza. In questo caso vediamo che benché non può fare Ibum, può farsi Khalitza. Chi Agmarà, Achiasha, come fai a paragonare questo caso con l'altro caso? Poiché Artam, lì nel caso di una sorella che è, vi è una, se la via, per esempio gli Yavam era sposato a una sorella e la Yavamah è la sorella della sua moglie, che è Achos Kukaton, che non può prenderla. Io voglio Yavamah de Ha Kidesh, se venisse Yavamah e dicesse che quale delle due donne lui fece Kiddushin, e perciò non c'è problema di sapere qual è la vera moglie. E in questo caso, Bat Khalitza Ibumi, in questo caso può fare Khalitza e può fare Ibum, uno dei due naturalmente. Ma nel nostro caso, Acha, in questo caso deve attendere 3 mesi. E anche se mi voglia o mi amar de ha lo i abra, anche se venisse gli una B, e ci rivelasse che lei non è incinta, mi masgabe, chi darebbe attenzione agli Yavamah, poiché anche se dicesse che non è incinta, mi masgabe yamenala, diremmo che è permesso di fare i bomb? No, la lacha è la lacha e non può cambiare, anche se il ministro degli Yavamah dicesse che non c'è problema. Perché questo è il decreto dei maestri, non può essere cambiato. Perciò quello è che deve tenere 3 mesi e non c'è, non se ne discute neanche. E perciò in questo caso anche, infatti, anche lei non può, l'Ola Leibum, non può essere presa nei Bum, e perciò non può essere presa neanche nei Khalitza, infatti come dice Rabbi Yossi. E Haktana, ma una minorenne dell'Abbat Yaburi, che non può essere, non può entrare incinta, ma filo Achis, ma comunque deve attendere 3 mesi, anche se non può diventare incinta. Tanabana, mi sono dato una presa. Yvama, sono già Rishonim, Isonet, Michel Lombal, come ho visto, che riceve sostentamento del proprietario del marito per i primi 3 mesi, e questa è la condizione dell'Aktubah, che fintanto lei che non si sposa può per 3 mesi può ricevere il sostentamento delle proprietà del marito. Mi cambia era dopo 3 mesi e la luce lo mesce il bav e lo mesce il yavam, non riceve il sostentamento né delle proprietà del marito né delle proprietà degli yavam. Adesso Amad Badin,
che c'era la Yevamah, chiamò in giudizio il Yavam, che decida o faccia Ibum o faccia Chalitza, Ubarach, e il Yavam scappò, si spaventò, e allora Nisonet uscì il Yavam. Gli danno la cibano delle proprietà degli Yavam come castigo, come penalità. Naflalifnei Yavam Katan, se la Yavamah cade davanti a un minorenne, allora che deve attendere finché lui diventerebbe adulto. Miyavam letla mesonos, lei non riceve l'alimentazione dalle proprietà del Yavam, cioè da questo minorenne, e perciò non viene penalizzato. L'altra questione è mi balmai. Se lei riceve sostentamento della proprietà del marito defunto oppure no. E riguardo a ciò, Pligherba abbia una disputa tra Ravach e Ravina. Hadamar, Itla, che riceve sostentamento della proprietà del marito defunto, Hadamar, Letla, Velchata, Letla. E mentre l'altro maestro dice che non riceve, e l'Alaha che non riceve. E la ragione è poiché Mishmaya Kanzua, poiché in fin dei conti fu castigata dal cielo, il castigo celeste che non riceve, cioè non sappiamo perché, ma così è la situazione e non riceve il sostentamento. Cioè il castigo è che cade davanti a un Yavam minorenne e perciò deve adesso attendere finché lui diventa maggiorenne. Tarabanan, Yavashe Chatzula Achim Betok Shlosha, se una Yavamah, uno dei fratelli, fece Chalitza durante uno dei 3 mesi, che non può sposarsi subito dopo la Chalitza, ma bensì Tzichalamtin Shlosha Chodeshim, deve attendere 3 mesi dal giorno della morte del marito. Tarabanan, Yavashe Chatzula Achim Betok Shlosha, Tzichalamtin Shlosha Chodeshim, che deve attendere 3 mesi. Scusi, questo l'ho già letto. E se fecero Chalitza dopo 3 mesi, non devono più lei non deve attendere più di ciò e può sposarsi immediatamente. E cioè, non diciamo che deve attendere 3 mesi dal giorno della Chalitza, ma bensì dal giorno del decesso del marito. E perciò se passarono già trascorso i 3 mesi, può sposarsi immediatamente. Ebbe Shoshana Hashim Shamru Mishat Mitzvah Tabal o Mishat Chalitza Tabal. Come ho appena detto, che i 3 mesi iniziano dal decesso del marito e non dal giorno della Chalitza. Ma Ishna Minget, che differenza passa tra Get, che Get deve attendere 3 mesi da quando riceve il Get. Drava Mar, poiché Rav disse che Mishat Netina, che deve attendere 3 mesi da quando ricevete il Get. Ushmila Mar, Mishat Skriva, da quando il Get fu scritto. Siccome siamo da Mehmet, terminiamo qui. E che se me ne dica.